arrivato sul finire del mercato in poco tempo, ti sei preso la maglia da titolare, hai segnato, hai fatto assist, il cuore dei tifosi, meglio di così. Sì, diciamo di sì. Sono molto contento del mio campionato fatto fin qui, anche se si può fare sempre meglio, quindi io preferisco rimanere sempre bello quieto e silenzioso e cercare sempre di migliorarmi. Naturalmente mi fa piacere assolutamente i cori dei tifosi e il fatto che ci sia gente contenta di me, però ripeto, voglio continuare a migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Se dico imprescindibile, cosa ti viene in mente? Vuol dire un giocatore che, dal quale non ci si può esimere, cioè sei sempre in campo, sei fondamentale per questo Brescia. Ma io non credo, assolutamente. Mi fa piacere, ripeto, mi fa piacere che comunque con tre allenatori diversi, quattro allenatori diversi, comunque sono stato sempre in campo, però imprescindibile mi sembra esagerare. Cor mi metto a disposizione, quindi evidentemente serve un giocatore che corre, che dà una mano, che si mette a disposizione, poi magari il gol, cioè, sono felice, ma non so se ricapiti, spero presto naturalmente, e l'assist è capitato, però diciamo che non mi dimentico quello che devo fare prima e poi naturalmente se riesco a fare qualcos'altro di meglio mi fa piacere. Dimmi la verità. Credevi che il livello della B fosse più alto o invece al contrario credevi di essere tu meno forte? Visto che non vedo differenza. No, credevo che il livello della B fosse più alto ed è più alto e credevo di potermi adeguare, di potermi giocare una chance come sto facendo, con corsa e spirito di sacrificio e di adattamento, di poter far parte di una squadra di Serie B. Sicuramente la verità non immaginavo di poter far parte di una squadra così forte come il Brescia, però. Quello che colpisce di te è la capacità che è stata di inserirsi in questo gruppo. Sembra davvero, sembra che sei un veterano, sembra che giochi qua da tantissimi anni. Qual è il segreto? No, segreti non ce ne sono. Io innanzitutto sono una persona che si adegua facilmente a tutti gli ambienti, sono uno molto terra terra, diciamo, quindi poi vado d'accordo con tutti, cerco sempre, ecco, di capire gli altri prima di mettere le mie esigenze davanti, cerco sempre di capire gli altri, anche perché poi tra virgolette sicuramente sempre in Serie C, però un po' di partite le ho anche giocate, quindi ho conosciuto tanti giocatori, tanti caratteri, quindi alla fine secondo me è anche un incrocio di personalità e quindi devi riuscire non a gestire tutti i rapporti, però a cercare di andare d'accordo con tutti. Alla fine non è semplice, però quando uno poi si mette a disposizione, pensa, è una persona umile, si impegna, penso che poi viene preso a cuore da tutti. Ti hanno chiamato da Teramo in queste settimane? Hai avuto qualche chiamata, qualche nostalgico, qualcuno che ti ha fatto i complimenti? Ma qualche nostalgico sì, le prime settimane complimenti da parte di tutti, poi naturalmente c'è qualche compagno che sento del Teramo, capita, sai, di informarsi, sapere come va, come non va, anche perché so che stanno andando benissimo, quindi sono contento anche per loro. Solite chiamate di informazione. Sarà il Siena il vero banco pro per questo Brescia, per capire quali sono le prospettive di questo campionato? Io preferisco sempre evitare questo discorso delle prospettive, proprio per evitare di crearsi delle aspettative che poi magari in due partite crollano. Cioè, non dimentichiamoci mai che veniamo da un periodo in cui abbiamo fatto solo pareggi e sconfitte, quindi io preferisco mantenere sempre un profilo basso e concentrato, giocare partita dopo partita, non esaltarci dopo una prestazione buona, anche perché tra virgolette siamo stati avvantaggiati dall'espulsione, quindi sicuramente c'è da fare meglio, c'è da lavorare per migliorarsi, sicuramente i segnali sono buoni, stiamo lavorando bene, stiamo entrando nell'ordine di idee di quello che vuole il mister, quindi continuiamo a migliorare, però mi piace a me personalmente rimanere sempre concentrato partita dopo partita senza pensare né alla partita di domenica né a quello che può essere. Io penso sempre quando si arriva a marzo, aprile, si vede il campionato, si vedono i punti che si hanno e poi gli allenatori eccetera eccetera. Ma anche dal punto di vista degli infortuni, hai vissuto nella tua carriera situazioni così dove ogni giorno ne succede praticamente uno? Ma
così tante credono, poi così tante di cui è bersagliata la difesa, più che altro, cioè c'è sempre un rattoppo continuo, diciamo, però alla fine, ripeto, con giocatori come Buder di esperienza che si adatta con quella qualità e serenità, in questo, cioè, in certi campionati, in certe squadre c'è gente che ha 300-400 partite sulle spalle, quindi con la gente che si applica e l'umiltà che stiamo avendo in questo momento io non vedo grossi problemi. Cosa vi sta dando per ancora in queste prime settimane di lavoro? Ma sicuramente ci sta dando un'unità di intenti. Pensiamo tutti nello stesso modo, lottiamo tutti nello stesso modo e poi siamo anche sereni, ci divertiamo. Vivo le giornate molto serenamente, vengo, mi diverto allenamento, è tutto positivo. Poi naturalmente i risultati e le prestazioni stanno aiutando il tutto, quindi speriamo di proseguire e di migliorare sempre di più. Ti aspettavi di entrare così facilmente nel cuore dei tifosi? Si dice sempre che questa sia una piazza difficile, però non per tutti, nel senso c'è chi riesce a trovare la chiave al volo, sta succedendo a Bergoglio, è successo a te. Io in realtà quando sono arrivato naturalmente non mi aspettavo di poter giocare subito e di poter continuare a giocare con questa frequenza. Naturalmente arrivando dalla C2, cioè, non lo so, speravo di inserirmi con calma, di giocare qualche partita, di essere a disposizione, di giocare, non giocare. Naturalmente adesso sta andando bene per me, però per i tifosi era lo stesso, cioè, non mi ero creato delle grosse aspettative, ero convinto che impegnandomi e sudando la gente avrebbe apprezzato. Naturalmente non mi aspettavo così tanto e così bene, quindi sono felicissimo di questo. Te l'abbiamo già fatta questa domanda, però prendo spunto anche da un'immagine di Roberto Baggio con la maglia del Brescia. Che cosa vuol dire per Coletti giocare con la maglia del Brescia? Giocare con la maglia del Brescia è un sogno, una parola che ho già usato, quindi è la cosa più bella per un calciatore che ha fatto tanta gavetta e poi arriva in una serie importante come questa, in una squadra importante come questa, col pensiero che è una maglia che hanno indossato giocatori importanti, come Roberto Baggio che è nominato, tra parentesi mi spoglio qui dal suo posto a Rigamonti, quindi ogni volta che arrivo a Rigamonti tocco, c'ho una figurina con il numero 10 e il nome suo, la tocco tipo Santino, diciamo, se chissà mi porti un po' di fortuna e di qualità, va?